La memoria del futuro sta nella cura per il passato e per l'immensa eredità che si è accumulata in particolare negli archivi, nelle biblioteche e nei musei. L'Associazione delle Scuole Storiche Napoletane, nata nel 2011, si dedica al recupero e alla valorizzazione del patrimonio culturale conservato nelle scuole e lo fa soprattutto riordinando gli archivi, catalogando le biblioteche e creando spazi museali nelle scuole per aumentare la consapevolezza del patrimonio culturale mettendolo a disposizione della ricerca e della didattica. Perché le scuole sono un patrimonio della città al presente, ma posseggono anche a loro volta un patrimonio che è di grandissimo rilievo. Perché le scuole storiche napoletane non soltanto si trovano all'interno di un'edilizia monumentale che viene riconosciuta come un patrimonio dell'umanità, ma hanno anche nei loro depositi, nei loro archivi, dei beni che sono sicuramente da valorizzare e da mostrare agli altri. E le scuole napoletane, mettendosi in rete, hanno deciso di intraprendere un'iniziativa che secondo noi mancava, perché il valore aggiunto della città è proprio il fatto che sappia coniugare presente e passato e che quindi anche i ragazzi che entrano nelle scuole, curando gli archivi del passato, comprendano l'importanza che il loro percorso formativo ha. Quindi io ringrazio proprio tutti i presidi che si sono impegnati in questo e anche un grosso lavoro di studiosi, di professori, di ragazzi stessi che hanno capito l'importanza dei luoghi in ragione del sapere. E dai documenti d'archivio, dalle cronache e dagli annuari, in collaborazione con l'Archivio di Stato e patrocinata dal Comune di Napoli, è nata la mostra che da oggi fino all'8 maggio ricostruisce con il contributo di 31 scuole napoletane la storia dell'educazione e dell'insegnamento anche attraverso classici del 500 e dell'800 ancora ignoti, sezioni specialistiche come quelle di topografia, commercio, diritto, fisica e storia naturale, cimeli e tracce di eccellenti alunni. Straordinaria questa iniziativa delle scuole di Napoli, questa mostra sulla storia della scuola di Napoli, con scritti, strumenti, veramente un'emozione forte che ci fa comprendere quanto grande sia la storia della scuola e delle scuole di Napoli, le nostre radici, il nostro presente e il nostro futuro, poi in questo luogo straordinario che è l'Archivio di Stato.